Sì, al volo più breve che abbia mai preso. Pietro, dove andiamo? Sono le 2:30. Siamo stanchissimi. Non ce l'abbiamo da giorni. Ci è appena arrivato un messaggio che non avremmo mai voluto ricevere. Wiko mi ha regalato un nuovo View 4, il cui punto di forza è la batteria, con una durata stimata di 74 ore. Ma siamo sicuri che sia così? Per scoprirlo ho deciso di provare a sfidarlo, rimanendo sveglio finché non si fosse spento sotto i miei occhi. Non ero sicuro però fosse sano rimanere sveglio per 3 giorni. Allora ho cercato su internet e ho scoperto che, oltre a causare ansia, stress, depressione e paranoia, la veglia forzata è uno dei metodi di tortura più utilizzati in assoluto. Ma noi non abbiamo paura, e dato che il theme di Wiko è Life Never Sleeps, Let's Leave It, quale metodo migliore per far combaciare tutte le cose se non un'avventura pazza? Così ho chiamato il mio solito complice. Buongiorno, buongiorno. E con la batteria al 100% siamo partiti. Sono le 10:30, a te l'onore di tagliare il cavo. Finché non muore, non moriamo neanche noi. No. Spero. No. Siamo arrivati in stazione centrale, andiamo tipo laggiù. Che ci sono i bus per Malpensa e e una volta a Malpensa, non so neanche io cosa succederà. Parte fra 8 minuti. Prego, 2? Sì, grazie mille. Prego. Sono gasatissimo, non vedo l'ora di sapere che voli ci sono. Grazie. Bravo. Sei carico? È ricchissimo. Oddio, siamo lì. Eccoci qua. Bene, siamo arrivati. Là ci sono le partenze. Non ho la più pallida idea di come si compri un biglietto qua. Cioè, dov'è che si compra? Perché non ho mai preso un biglietto in un aeroporto. Più mi avvicino all'aereo, più mi agito. Vero, perché lui ha paura degli aerei. L'ultimo l'ha preso con me tipo 6 anni fa per andare in Spagna insieme. Ed è il motivo per cui non ha il passaporto. Quindi possiamo andare solo in posti in cui non serve il passaporto. Ci siamo persi quell'aereo lì. Chissà dove sarebbe andato. Non avevo mai visto il coso con scritto biglietteria. Ora vediamo cosa succede. Stiamo facendo un video in cui vogliamo prendere il primo volo che costa poco. Un video? Sì. Sta facendo un video qua? Sì. Un attimo. Temo che stia chiamando la polizia perché non vuole essere ripreso. Vorremmo un volo, il primo che c'è, verso un posto che non ha bisogno di avere il passaporto. Dove? Che voli ci sono? Mi devi dire che è un posto, cioè non è che vado a sognare. È indifferente, qual è il primo volo che c'è? Se dico di, che vi mando in Iraq. A me va bene andare anche in Iraq. Ma così non va bene, ragazzi. Si piglia? Mi dispiace spostare un attimino, che adesso arriverà il mio supervisore, grazie. Ma davvero? Allora voglio andare a Praga. Ho già chiamato il passeggero, può spostare un attimino? No, sono prima io, vorrei andare a Praga. Adesso ho già chiamato il passeggero e devo gestirlo. Dispiace, se un secondo finiamo? Niente. Grazie, vorrei andare a Praga, grazie. Ma davvero? Ma assurdo, incredibile. Cioè mi ha chiuso la tendina in faccia. Per fortuna i terminal erano 2. Così ci siamo trasferiti nell'altro, sperando di essere più fortunati. Vediamo cosa ci dicono di là. Riuscireste a prendere il volo delle 15:10? Sì. Per Parigi. Un posto più strano? Madrid. Più strano? Stoccarda. Cosa dici? Allora, sì, sì. Allora, qui viene 217. Ah, faccio. Va bene, grazie mille, sei stata gentilissima. Grazie, buona giornata. Io pensavo che prendere i biglietti in aeroporto costasse di meno. Ero sicuro. Pensavo che la compagnia, dato che ormai non l'aveva venduto, svendesse. E invece no, 25 euro di tasse aeroportuali, quindi vi conviene prenderli online. Quindi ora li prenderò online. Tra l'altro meglio prenderlo con lui, in modo da scaricare un po' la batteria. Milano, Malpensa, Stoccarda. Si parte. Il momento X si avvicina. Fuffa. Gate superati. Hai qualcosa da dichiarare alla dogana? No. Sostanze stupefacenti che stai portando sono non a posto? Dichiaro. Ok. Ho appena ordinato una carbonara surgelata. Sì, sì, io urlo carbonara e tu capisci che è. Non odiatemi. Dal vivo è molto più brutta che in video. Terribile. Sono le 2:19. Anch'io vorrei attaccarmi una spina e mettermi in carica, ma non mi ha permesso. 2 ore da aspettare. 3:30. Direi che è ora di andare verso il gate. Sta succedendo. Ma la tensione. Alta, e ora sta salendo. Ecco. Adesso ci sono 7 gradi, domani da pioggia. Ci andiamo prima in treno, rigorosamente. Che figata, sono felicissimo, ancora non ci credo che stiamo andando a Stoccarda a caso. Sto marone. Lì si può notare. La... No, Ale, non dir niente. Ale. Buongiorno. 4:25. Io convinto, lui un po' meno. Sì, sì, sì. Si vola a Stoccarda. 2:17. Guarda che bello fuori. Hai vinto?
20 anni, vecchio, 21. Dei figli? Dammi le coccole. Perché a me piacciono le coccole. Siamo a Stoccarda, e mo? Adesso starò bene fino a quando non dobbiamo ripartire. Sono le 6.22. Non abbiamo la più pallida idea di cosa fare, quindi ci facciamo guidare dall'assistente Google. Cosa si fa a Stoccarda? La scelta è molto varia. Cosa secondo facciamo? Me... la cipolla. Le 6.22 come i nonni. Non sappiamo proprio... non sappiamo... non sappiamo proprio... non sappiamo proprio... Non sappiamo proprio cosa scegliere, quindi prendiamo la metro, andiamo in centro e là vediamo cosa fare. Questo penso sia il lato giusto, dato che è pieno di gente. Quant'è la batteria del telefono? 72. Sarà la prima volta che un telefono finisce a me e non io finisco un telefono. Siamo scesi a... Ora scopriamo cosa c'è qua fuori. Sono le 7.11. Siamo appena arrivati in un punto che non so cosa rappresenti di Stoccarda. C'è abbastanza via vai di persone, quindi penso sia un punto importante. Sentiamo un botto di profumo di cibo, ma zero ristoranti. Avevamo messo le mappe per un posto italiano, ma passando abbiamo visto questo. Le migliori bistecche da 68, quindi noi le vogliamo provare. E minuti? Ok. E Nicola sta già ricaricando il suo cellulare. L'hamburger è devastante. Tu sei il nostro vero alleato. Finita la cena, ci siamo cambiati in bagno del ristorante e adesso troviamo qualcosa da fare perché non abbiamo nessun posto in cui andare. Sì, mi devi scusare. È un altro posto in cui possiamo andare? Qua di sopra? Sono andati qui. Non possiamo entrare in discoteca così con lo zaino, se non ci sto Stoccarda con lo zaino. Mezzanotte 47. Siamo a una fase veramente di stallo. La vedo durissima. Stiamo vagando, non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare. Fa freddo. Non c'è più niente, cioè non c'è... Non... Musica potente. Effettivamente è da strani andare in giro con lo zainone. Quindi adesso dobbiamo trovare un posto per metterlo giù e poi ci inventeremo qualcosa. Proviamo in un hotel. Ha pure le scritte staccate. Quindi spero costi poco lasciare lo zaino qua. You do like 2 hours, 3 hours, 4 hours, like something like that. Okay, one night, how much is one night? 179. If we just need to leave the backpacks. In railway station you can leave your luggage. Ok, thank you so much. Allora abbiamo deciso di andarli a mettere in stazione. Ora cerchiamo i lucchetti. Li abbiamo trovati subito. Però aveva monete e io non ho monete. Io tanto meno. Perciò abbiamo iniziato a cercare un posto per cambiare i soldi. Finché questo signore ci ha detto: and coffee on change 1 minute. Ah, ok, thank you, perfect. Seguendo il suo consiglio, ci siamo trovati di fronte al tabellone delle partenze. Questo è molto interessante. C'è il treno per Monaco alle 3.36. Quindi siamo molto tentati di stare 2 ore in stazione e andare a Monaco a caso. E quale modo migliore per decidere se non chiedere su Instagram se farlo o meno? Concordi? Concordo. Fa un freddo incredibile, non abbiamo un posto in cui stare. Stoccarda è un pacco, quindi siamo tentati di prendere il treno per Monaco alle 3.36. Lo facciamo? Per fortuna c'è questo posto qua in cui fa caldo. Nicola è già piazzato. Si aspetta 2 ore qui e poi si va a Monaco. Quel tipo lì ha appena scorreggiato. Sono stancone. 102 euro costa. Cosa pensavi? Ma c'è poco da ridere invece. Chi altro? Dove andiamo? Sono le 2:30. Il destino voleva che andassimo a Monaco e quindi noi adesso ci andremo. Binario 15, il treno è lì. Eccoci qua, Stoccarda Monaco. Come ti senti? Poi noi arriviamo alle 6 là, cosa facciamo? Siamo qua, siamo partiti e io non ho nessun tipo di sonno. Telefono, non ti temo. I miei obiettivi del giorno erano prendere un volo a caso e leggere, ma appena iniziato a farlo mi sono accorto che qualcuno si stava arrendendo. Dormi? No, non stai dormendo? No, stavo pensando. Non era vero! È impossibile dormire perché ci sono dei fari qua. Dopo 2 interminabili ore di treno, non c'è niente che vorrei più di un letto. Siamo finalmente arrivati a Monaco. Buongiorno, niente. Siamo a Monaco.
Dove andremo adesso? Io vorrei tanto un letto, se no mi metto dentro lì al caldo. Ma c'è poco da ridere invece. Stiamo iniziando a delirare. 6,08, 50%. Siamo a metà. Abbiamo bisogno di carburante. Il problema numero uno è il freddo. Ho molto più freddo che sonno. I miei si dividono equamente. Dove stai andando? È caldo. Queste sono cose serie. Perché devi uccidermi ridendo? Mi stava andando là sotto perché sembra caldo. Andiamo? Andiamo. Cosa è il bello? Ancora, deve caricarlo sempre. Che situazione in Cina, eh? Chi l'avrebbe mai detto di essere alle 7 in un bagno di Monaco nella stazione? Dopo questa avventura creerò dei grandi soggiorni dove puoi entrare con 2 euro. Siamo ufficialmente a Monaco. A quel punto abbiamo iniziato a cercare un hotel per organizzarci sul da farsi, ma la risposta era sempre la stessa. No rooms. We have not room free now. Appena abbiamo trovato uno libero, però, sono stati loro a suggerirci. Non avere la camera. Esatto. La signora dell'hotel ci ha regalato una colazione anche se non dormiamo qua. Io sono distrutto, spero che mi riprenda questa colazione. Approfittando della loro gentilezza, ci siamo fermati un secondo nella hall dell'hotel, dove su BlaBlaCar abbiamo trovato un passaggio per un posto in Austria, vicino a Liechtenstein. Penso che andremo a Liechtenstein. Parte alle 5:30, quindi adesso dobbiamo trovare qualcosa da fare fino alle 5:30. E sono le 8:05 e siamo stanchi. E niente, allora grazie mille. Ciao ciao. Riparte ufficialmente l'avventura, adesso andiamo a prendere i bus, quelli che fanno il giro della città, così vediamo un po' Monaco come si deve e poi se abbiamo tempo andiamo anche alle terme. Io mi sono un po' svegliato. Tu come stai? Mi sono ripreso un po', devo dire. Il ticket? Buono qua, bella la vista qui, prima fila, quattro posti perché tanto saremo solo noi. Stiamo per partire per fare il tour di Monaco, ma non tutti parteciperemo, mi sa. Chiudi gli occhi e fingi di dormire. Ci è mancato veramente pochissimo che mi addormentassi, dato che mi hanno dovuto aspettare mezz'ora qua sul bus. E ora con le mie cuffiette hype partiamo. È iniziato da un po'. Sto piano piano cedendo. Oh, ripartiamo. Siamo svegli da più di 24 ore. Prendiamo la metro per le terme. Mi sento di fare dei sogni brevissimi di qualche secondo. Mi immagino tipo cose che succedono, poi mi ripiglio e sono sempre qua. Con lui così che... Donna. Sono nella campagna della Germania. Sono nella campagna tedesca. Non campagna elettorale. Ma cosa c'entra? Eccoci qua. Siamo sulla strada giusta. Siamo anche oggi sulla retta via. Direzione Terme. Qua c'è scritto. Il bus per le Terme. Terme bus. È lì. Pronti la partenza. Sono state spacciate come le terme più grandi del mondo, quindi abbiamo un'alta aspettativa. Sai qual è la cosa che fa più ridere di tutte? Che non avevo il costume. Esatto. Eccoci. Andiamo a vederlo noi, non è detto che dobbiamo andare alle terme per sfruttarle. È un affare tosto qua, eh. Pieno di gente. Questo è l'ingresso. Nicola già che sbadiglia. Già. Scivoloni enormi. For 2 hours? Yeah. 37. There are like also towels. So, and how much is for the towels? 15 euros for deposit and 4 euros for the rent. La situazione è terribile. Non ci laviamo da giorni. Io non ho neanche le ciabatte. Lui non siamo qua a fare gli scivoloni d'acqua e poi a sfruttare la doccia. Ho speso 25 euro per sto costume, ovvio che non lo posso lasciare qua tutto bagnato.
terme più grandi d'Europa, fighissime, potenzialmente devastanti, però c'è una vagonata di gente e diciamo per noi valsa la pena perché così ci siamo anche potuti fare la doccia. Però se no, cioè boh, in realtà vale la pena perché è bello dire che sei stato alle terme più grandi del mondo e non ci ritornerò mai nella mia vita, quindi da un certo punto di vista ci sta. Sono un po' fuori da Monaco, ma sono comunque strafacili da raggiungere. L'avventura continua. Siamo arrivati all'aeroporto, adesso andiamo al Terminal 1 dove ci aspetta la ragazza che ci porterà a Frastanz. E dopo la missione diventa andare in Liechtenstein. Quella lì bianca è la sua macchina. Ce l'abbiamo fatta, Sva. Com'è il posto? First. Questa è la sua macchina, ma di lei nemmeno l'ombra. Ah, Blue Jacket è lei. Nice to meet you. Alessandro. Caruccia. Nicola. Caruccia. Sì. All'italiano? No. Ce l'abbiamo fatta. Sono proprio contento. Yeah, when they burn it up. Ah, today? Yeah. Ah, hai capito? Bruciano una torre di legno per dire che è finito l'inverno. I could put you there. Oh, yeah, it's perfect. Because we don't have any type of plan. We're going... For the adventure. So crazy. Tu invece cosa fai? Sono insegnante. Ah, bello, di cosa? Matematica. Ah, non è il mio forte. Sta iniziando a diventare buio ed è sempre più difficile rimanere svegli. Hanno avvisato che eravamo arrivati in Austria e hanno deciso di accoglierci così. Vabbè, speriamo di sì. Se ci arriviamo. È proprio tutto? Foglio e macchina. Siamo arrivati, 20:38, 25% di batteria. Sono troppe ore che non dormiamo. Esattamente 40 comunque. Però fame. Il nostro destino. Che babbino, che babbino, che babbaro. Ci è appena arrivato un messaggio che non avremmo mai voluto ricevere. Veronica Blablacar ci ha detto: non bruciano la torre perché c'è troppo vento. Quindi ora siamo in questa città semideserta, anzi direi deserta. Non c'è niente. Fa freddissimo, non sappiamo cosa fare. Alle 9:39 si tocca ammettere che la tecnologia ha battuto l'uomo. E andremo lì. The price is 144 euros without breakfast. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. C'è ancora la missione Liechtenstein da completare? Assolutamente sì. Quindi dobbiamo farcela prima che il telefono si spenga, perché appena si spegnerà il telefono, si spegnerà anche il video. Buonanotte. Buongiorno. Per correttezza avevo spento pure il telefono. Sono le 11:42, la batteria è al 23%. Non ero tanto stanco, mi sono disteso un attimo. Nicola è la 46esima volta che ricarica il cellulare. Che poi guarda che questo potresti permettertelo pure tu, costa 159,99. Non posso permettermelo comunque. Mentre aspettavamo il bus, abbiamo mangiato la classica pizza austriaca e fatto un giretto per la città. Eccolo! Il bus per Vaduz. Con questo bus dobbiamo fare questa strada. La batteria è al 16%. Direi che ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo arrivati in Liechtenstein. E si vede la luna. Con il grandangolo del telefono abbiamo fotografato tutto quello che c'era da vedere in Liechtenstein. Effettivamente poca roba. Ci siamo rilassati, abbiamo giocato. No? E siamo andati a piedi in Svizzera, dove Nicola mi ha chiesto di fargli delle foto. Se non fosse che poi... Puoi andare a polizia, ma io non lo so. Non si vede. Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Cosa è successo? Ci hanno rubato la videocamera. L'ufficio del turismo chiude alle 5. No, si apre la cosa. Se non ti uccido oggi... L'hai ritrovata? Ma che ritrovata? Siamo qui a Vaduz, sta piovendo, non abbiamo una macchina fotografica, non sappiamo come tornare a Milano, ma domani troveremo una soluzione per tutto. Il telefono però, dopo tre giorni, alle 9:35, all'1%. E quindi... Now I see the Facebook man have found your camera. Avrei potuto dormire e non restare sveglio, coi pazzi a fare il macello, ma senza questo nulla sarebbe successo.